Sabrina Salerno, beh, siamo a Verona, una città che tu conosci molto bene, ritorno sul palco dell'Arena, com'è andata? Allora, Verona sì, è una città che conosco bene anche perché ci ho girato un film con Jerry Calà. Meraviglioso. E, credo questa sia circa forse la decima o l'ottava volta, non sono sicura, all'Arena di Verona. Ci sono stata anche in luglio di quest'anno. Con Jerry. E quindi, esatto, con Jerry. E, beh, è sempre un graditissimo ritorno perché ha un'atmosfera magica e, ed è veramente un po'... la fonte di tanti bei ricordi. Beh, io credo proprio di sì, anche perché comunque c'è Amadeus che in qualche modo è il Deus ex machina di questo nuovo spettacolo, l'Arena certo. Suzuki 60-70-80, che celebra un trentennio straordinario per la musica. Tu quali sono i tuoi ricordi legati a quel periodo, legati alla musica di quel periodo? Ma allora, negli anni 60 fortunatamente non ero ancora, cioè nascevo a fine anni 70, certo. 60, nel 68 per l'esattezza. E, diciamo degli anni 80, dei primi anni 80, io ero una allieva, andavo a scuola e ho questi ricordi di, dei Duran Duran, gli Spandau Ballet, i Cure. È stata un'epoca veramente magica secondo me per la musica, c'era David Bowie, Nile Rodgers, io sono ancora innamorata di Nile Rodgers, non mi sono ancora spostata, e, quindi un mood particolare. Poi è arrivata verso la fine, mi sembra circa degli anni 80, quando io nell'87 ho fatto certo. la mia prima canzone, mi sembra 87-86, perché con le date non sono molto mai centrata perfettamente, la prima sexy girl, la dance italiana che abbiamo portato all'estero con grande orgoglio e che ancora oggi per quel che mi riguarda porto molto spesso in svariate situazioni, in concerti, e anzi spero di essere il prossimo anno per un mega concerto alla Torre Eiffel, certo. che stiamo già preparando veramente, e quindi cioè, diciamo la mia parte, le mie canzoni è la mia adolescenza anche, perché certo. io comunque ho iniziato a fare questo mestiere che ero praticamente un adolescente. Beh sì, ma c'è da dire che comunque le tue canzoni, lo dicevi anche parlando di quello che sarà l'appuntamento di Parigi, comunque sono ancora nell'immaginario e comunque rappresentano anche un'Italia e una musica italiana comunque da esportazione. Esatto, è quello che ti dicevo, che noi orgogliosamente, certo. molti orgogliosamente abbiamo rappresentato, no, questa dance italiana degli anni che sono stati veramente anni d'oro, perché raramente un artista italiano è stato primo in classifica in Inghilterra, e questo sia io che Spagna, forse poche, io Spagna, certo. Raffaella Carrà, che credo negli anni 70 mi certo. sembra sia stata prima in classifica tra i primi posti, ma siamo veramente state pochissime. Certo, certo, ma soprattutto credo che da questo punto di vista gli anni 80 siano anche simili a livello di rinascita a quello che può essere il periodo attuale, dove vediamo per esempio i Maneskin che sono effettivamente, grazie anche all'Eurovision Song Contest, certo. in testa un po' dappertutto. Certo, certamente. Sì, beh, speriamo che sia proprio come dici tu, ma anche... ce lo auguriamo, esatto, certo. Esatto, ce lo auguriamo. Non è facile, ma ci certo, proviamo, dai. Certo. Beh, comunque tu sei tornata anche sul palco del Festival di Sanremo recentemente, beh, credo un'esperienza estremamente particolare anche molto bella. Ah, un'esperienza, guarda, io mi sono divertita, per me è stata una cosa molto facile e divertente, perché più facile di così, cioè non il palcoscenico di Sanremo emoziona sempre le persone, a me questa volta mi ha emozionato nel senso positivo, perché per me era come tornare a casa, certo. e quindi è stato tutto semplice. Vabbè, questo è piacevole, ma ricordiamo ancora quella tua esibizione sul palco ormai quasi 30 anni fa, fa sì, strano sì, dirlo. Donne. No, sono passati 30 anni, 91. Sì, sono 30 anni. 30 sì. anni secchi. Caspita, beh, però ancora un messaggio stra attuale, direi.
messaggio strattuale, siamo donne oltre le gambe c'è di più, perché siamo in una società nel 2021 dove il maschilismo dilaga purtroppo ci sono ancora oggi tanti di quei preconcetti nei confronti delle donne. È una donna che per far carriera deve fare molto spesso il triplo della fatica e si trova a dover abbattere un sacco di muri dovuti ai luoghi comuni, all'ignoranza che è radicata nella società. Assolutamente, ma tra l'altro tu in qualche modo sei anche stata rappresentata come mito, perché mi viene in mente per esempio il film degli 883 di Max Pezzali, Jolly Blue, dove tu rappresentavi proprio il mito della canzone Sei un mito. Che ricordo hai di quell'esperienza? Ah, bello, perché abbiamo fatto, è stato un ritrovarsi, perché Claudio è stato il nostro produttore, certo, perlomeno per quel che mi riguarda, dei brani più importanti della mia carriera, e quindi impersonare il mito nel film di Max era un po' una reentrée tra amici. Ma assolutamente, ma proprio perché anche Claudio comunque, esatto, negli anni 80, visto, esatto, che ne abbiamo parlato, e anche Amadeus comunque, certo, legato al mondo di Siamo Cecchetto. Siamo tutti legati al mondo di Claudio, e anche grazie a Claudio se oggi siamo qua. Assolutamente. Senti, i prossimi progetti per il 2021? Tanti. Niente, però non posso ancora dire. Non diciamo niente. Nulla, incrociamo le dita. Okay. Grazie mille davvero, grazie, buona musica e a presto. Grazie a voi, ciao.